beautiful. So, so Anna Maria Reck, l'artista di Venezia, il lavoro con ceramica e vetro. Yes. Es la última serie, l'ultima serie di sculture lampade Medusa. Perché il nome Medusa? Perché è il mio vivere attorno alla natura, è la mia ultima esperienza in Italia, e perché è stato un ritrovamento tre anni fa nelle spiagge del Lido di Venezia. Ho trovato delle piccole meduse in spiaggia e è così che dopo quell'incontro inizia tutto un processo di ispirazione nelle lampadine naturali dei fondali marini. Quindi le meduse, dopo una mia ricerca, ho scoperto che esistono le serie di meduse che sono che non muoiono mai, sono quasi eterne, sono una specie importante che è molto longeva. Quindi sono gli animali più resistenti che vengono da centinaia di mille anni fa. E la medusa, la lampada medusa, vuole ha tre chiavi di lettura. E vuole esprimere la mia doppia identità, l'identità mia del Perù, peruviana, per quello la ceramica, l'ispirazione della ceramica nord, e anche la mia identità italiana, veneziana, e si esprime con i materiali di ogni cultura locale, la ceramica per Perù, il vetro di Murano, no? Perché è la tradizione locale dell'arte vetraia italiana, no? E quindi ho voluto esprimere queste due identità tramite questa piccola opera di arte, opera. E poi l'altra chiave lettura, l'ultima, è che loro vorrebbero anche trasmettere alla popolazione la preoccupazione per il cambiamento, il riscaldamento globale, perché nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, si è registrata una tropicalizzazione del mare Mediterraneo, quindi abbiamo più meduse sulla superficie, più lampadine del fondale marino che escono a avvertire che il clima è reale, che questo riscaldamento è presente. Va bene, basta. Grazie molto. Grazie. Grazie Anna Maria. But it's recent work. It's recent. Yes. Three months. Because I saw also the procedure in Facebook. How you with water. It's the Carousel du Louvre art exhibition. It's also October. I don't think we have.